Che puntata è la? 1, 2, 3. Ciao, è venerdì mattina, stiamo andando al comune di Savona, credo. Stiamo andando in centro a Savona per l'evento Inventarsi il futuro, dove terremo un laboratorio sul 3D stereo e faremo provare, vedere tutta l'attrezzatura per girare in 3D, per vedere in 3D con gli occhialini e senza occhialini. Però stavolta non agli studenti all'università, ma fuori dall'università. Tutto l'universo conosciuto. Sì, a chiunque passi. Sono le 8:13. In realtà poi ci sono tanti altri laboratori in giro che ignoro, tra cui quello lo della radio. Lo scopriremo, tra cui quello della radio. Radio, non abbiamo mai parlato di Campus Wave. No. Va riassunta Vai a riassumere Campus Wave. Campus Wave, che puoi vedere al link. Qui? Che metteremo qui. Aspetta che c'è l'autovelox. Che ha preso la foto con noi così. Sì, esatto. No, vabbè, stai andando Campus Wave a 40. È la web radio del campus di Savona, che è stata creata da me e Nadia, non diciamo il cognome. No, no. Tanto diciamo. non c'è scritto da tutte le parti. Sì, no? Noi abbiamo a memoria la parte. Salve, la Campus Wave, la web radio del facciamo campus di cosa. Savona, fondata da due studenti di Nadia, che lo vedrete oggi, perché oggi la vedrete sicuramente. No. Nadia o la radio? Nadia di radio, creata nel 2 come progetto di tesi specialistica sempre al campus di Savona, che è il motivo per cui ci siamo conosciuti io e lui. Stavo per dirlo, sì, ti ero vai pure avanti tu e poi tu hai fatto la web TV l'anno dopo. L'anno dopo, come tesi triennale, io ho fatto la web TV e invece la web radio ormai sono 3 anni. Sì, 3 anni che va avanti e fanno un sacco di programmi, quindi andate a vedere. Fanno uno stand con la radio e fanno provare la gente, eccetera eccetera. Invece oggi noi non ci siamo preparati niente. No, un po' mi preoccupa, perché insomma una scaletta, adesso vediamo un po' di anche farlo. Perché dobbiamo parlare un'ora, proprio andare a braccio totale. No, io neanche i file mi sono preparato. Cioè io la cosa interessante è che la sigla del videoblog, sì, cioè ne ho fatta una versione in 3D. Allora domani è una giornata veramente impegnativa, perché verremo, vabbè, ma non la nostra parte, qui a Savona a coprire parte della mattina per questo evento, perché c'è un seminario, no, un conferenze, convegno, seminari, un convegno. Ci sono i nostri nomi dappertutto, ma nessuno ci ha detto che dobbiamo tenere una conferenza, quindi sì, o lo scopriremo domani e dovremo inventarci tutto, come succede di sì, solito. Come succede di solito, che ci ritroviamo buttati in mezzo e a quel punto biascichiamo qualcosa. Per ora è andata abbastanza bene, a parte una volta che mi hanno chiamato in causa tipo 5 mesi dopo che la web TV aveva smesso di funzionare per mancanza di studenti. Vieni a presentare la web TV. Ho fatto, ma non ci sono. Ops. Non c'è la. E a quel punto, di fronte a tipo 60 persone, ho fatto, sì, la web TV che fa tanti programmi. E poi non sapevo cosa dire, ho cominciato a fare tipo, beh, alla fine è come la web radio, solo che c'è anche il video. Ciao. Sì, no. Ho riassunto tutto. Volevo levarmi di lì il prima possibile. No, vabbè, domani allora copriamo al mattino fino alle 11 o quando riusciamo. Anche il minimo. Poi dobbiamo caricarci in macchina, volare da Savona, volare a Genova, ci fermiamo un attimo da lui a cambiarci con i suoi genitori che ci danno da mangiare e ci portano così, oltre Genova fino a Sestri Levante per un matrimonio. Che inizia Dio, alle 3, ma noi dobbiamo arrivare alle 2:30. Quindi almeno, in realtà perché sarà, sperando che non ci sia coda per la gente che viene in riviera o voi turisti che venite turisti a crearci le code. Non ci guarderanno mai più. No, come dice mia nonna, un camion, due cani. Quest'inverno non ci sono arrivate richieste di preventivo per matrimoni, se non 2 o 3. E ci chiedevamo perché, visto che all'inizio comunque ne abbiamo avuti. Quest'anno sembrava che non si sposasse nessuno. 4 giorni fa cominciamo sbloccato a ricevere email ovunque, cioè saranno state 6 o 7 email di preventivi in 3 giorni. Quindi io sono 4 giorni che rispondo a preventivi iscritti. Non collegate ai matrimoni, sì, quindi si è sbloccato qualcosa. Rispondo a preventivi iscritti, richiamo le persone che o non rispondono. Una addirittura mi ha scritto, per favore vorrei informazioni, le lascio il mio numero, l'ho richiamato e si è arrabbiato. Quindi non ho ben capito la cosa. Cioè, perché vai al campus? Perché ho sbagliato. Ok. Anzi, evitiamo. La cosa bella dei preventivi, a parte che tutti si aspettano che costi gratis, sì, tipo che sia il videoclip gratis, soprattutto.
capisco sì, che non hanno pochi soldi, infatti è fatto per chi ha pochi soldi. Sì, però per pochi soldi non si intende 50 euro, perché se no sì, non ci è dicono, che ci esca proprio. Ma perché non venite in due a lavorare tutto il giorno? Guarda, noi abbiamo un budget di 50 euro. Tipo, buongiorno, sono tal dei tali, vorrei un preventivo per un video. Punto. Allora, questi sono i migliori secondo me, perché hai un sito che offre video di mille generi, di il genere. È vero che nella mail c'è scritto che tipo di servizio, però tipo la cosa migliore è quanto costa un videoclip. Esatto. Nessuno dei videoclip dice che genere è la canzone, non, nessuno sono? La fa mai sentire. No, di solito paura ti dicono che vorrei la rubano. Sì, vorrei un preventivo per un video, ma non ti dicono di cosa. Cioè, se ci vuoi un elicottero dentro, sì. Costerà più di 50 euro che tu credi. È vero che possiamo sempre dire quello base costa, però, sì, però avere un'idea. Vabbè, nessuno risponde. Cioè, o gli rispondi alla prima tutto, o loro non ti ricontattano. Tipo, vorrei un video e non lascia niente numero di telefono, niente. Che video ha bisogno? Possiamo fare questo, no, eccetera, eccetera. Risposta. Niente, basta. Hai mai spaventato tutti? Sì, metti una risposta. Sì, sì. Dai, su 10, 1 chiama. Beh, come quelli là che sembrava che dovessimo andare, dove era? A Piacenza. A Piacenza, era. Cioè, volevano il video tipo per 2 settimane dopo, perché sono sviati all'ultimo, avevano un concorso ancora da riprendere e tutto da montare, da effetti, tutto. Dovevamo per forza andare su tipo 4 giorni dopo, dovendo decidere in remoto tutto. Quindi, poi erano dei ragazzi, abbiamo fatto prezzo bassissimo, però alla fine non andava bene lo stesso. Cioè, uno che conosco che ha vagamente un giorno della vita fatto quella cosa, chiamo lui. Sì, ma è diverso chiamare uno a caso che una volta l'ha fatto o dei professionisti. Infatti, ragazzi del 3D. Ah, ciao, sono nel mondo del web.